Novità nell'offerta formativa Unicam, al via l'innovativo corso di laurea in scienza dei materiali. Prove generali di lezioni universitarie grazie all'iniziativa Unicam a lezione con. Successo per l'edizione 2023 di ISOC, la scuola internazionale di chimica organometallica. Esperti da tutto il mondo per parlare di nutrigenomica a Nugo Week 2023. Benvenuti a questa nuova puntata di Unicam News. Iniziamo con il primo servizio. Si arricchisce ancora l'offerta formativa dell'Università di Camerino con un corso di laurea interdisciplinare ed estremamente professionalizzante. Quello in scienza dei materiali, unico nelle Marche, che coniuga innovazione e sostenibilità, fornendo una solida preparazione sia chimica sia fisica per un approccio attuale, appunto, alla scienza dei materiali. Presentazione ufficiale questa mattina in rettorato, alla presenza del rettore professor Claudio Pettinari, del responsabile del corso professor Enrico Marcantoni e della delegata all'orientamento del corso professoressa Serena Gabrielli. Tutti docenti di Unicam, ma non solo docenti di Unicam, nel senso che sicuramente utilizzeremo tanto personale che in Unicam si è costruito una personalità nella ricerca importante. Quindi abbiamo delle competenze che ci consentono di coprire tutte le aree che questo percorso sta affrontando e affronterà. Però devo dire che non rinunceremo assolutamente all'integrazione con le competenze che possono venire da fuori, che possono venire da altre università. E lo dico con una consapevolezza, proprio oggi che abbiamo in un altro edificio stiamo organizzando una scuola estiva, una summer school, sempre nel settore chimico. Sono le nostre capacità di far rete, la nostra capacità di relazionarci, di mettere insieme competenze diverse anche con altre università che possono far crescere i giovani e farli diventare veramente dei polmoni importanti per le nostre aziende. Chiaramente appunto è un'esigenza che il mondo esterno ci chiede, compreso soprattutto i giovani che si sono diplomati quest'anno, quindi c'è la necessità di chiudere un qualcosa che l'Università di Camerino ha aperto da tempo, insomma, sui materiali dal punto di vista di scienza. Quindi questa è una cosa importante perché la caratterizzazione chimica, la verifica delle leggi fisiche sono fondamentali oggi sia nel mondo dell'industria e sia anche per formare i giovani che poi verranno degli esperti. Per diventare esperti devono arrivare magari al dottorato e partire fin dall'inizio quando si iscrivono con questo corso su scienze e materiali è un'esigenza è stata, e quindi l'Università di Camerino è stata pronta ad andare incontro a queste esigenze. Questo corso permetterà già da subito ai laureati e alle laureate di spendersi nel mondo del lavoro. Ovviamente avranno bisogno di studiare, di formarsi e di specializzarsi poi successivamente in base a quelli che sono i loro obiettivi, le aziende dove andranno e anche magari una ricerca accademica leggermente diversa, però avranno una forma mentis, avranno un modo di ragionare che il solo chimico, il solo fisico, il solo geologo non ha. È l'era dei materiali che sono sempre plastici, ma dobbiamo pensare più a materiali sostenibili, materiali durevoli, materiali riciclabili, quindi in un'ottica di economia circolare noi dobbiamo pensare a una plastica studiata e pensata per poter essere riciclabile, riciclata e che non sia, non, permettetemi di dirmi, non biodegradabile, ma ecosostenibile. Come sarà strutturata una lezione universitaria? Riuscirò a seguirla? È per rispondere a domande come queste che potrebbero porsi in questo periodo le nuove studentesse e i nuovi studenti che Unicam ha organizzato nei giorni scorsi l'iniziativa A Lezione Con, nel corso della quale docenti di alcuni corsi di laurea attivati dalle scuole di Ateneo hanno tenuto una breve lezione e sono poi stati a disposizione per rispondere ad eventuali domande o per chiarire dubbi. Gli studenti e le studentesse hanno così avuto la possibilità di fare una prova generale delle lezioni
lezioni grazie ad una staffetta che ha visto alcuni docenti passarsi la testimone. Si è iniziato con i professori Claudio Pettinari e Alessandro Del Priori del corso di laurea in tecnologie e diagnostica per i beni culturali. Poi Dennis Fiorini e Gianni Sagratini per scienze gastronomiche, Serena Gabrielli e Enrico Marcantoni per scienza dei materiali, hanno chiuso la mattinata i professori Maria Paola Mantovani e Federico Siotto per scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale. Si è conclusa con grande successo la 14ª edizione della Scuola Internazionale di Chimica Organometallica ISOC, tenutasi all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino. ISOC, diretta dal professor Claudio Pettinari, è la più importante scuola di chimica organometallica a livello europeo, organizzato sotto l'egida della EUCHEMS, l'Associazione Europea per la Chimica e le Scienze Molecolari, e del Gruppo Interdivisionale di Chimica Organometallica della Società Chimica Italiana. Anche per questa edizione, tenutasi dal 7 all'11 settembre, sono stati oltre 120 i partecipanti provenienti da tutta Europa, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con 15 speaker di fama internazionale, scienziati di alto livello anche nel settore biomedico, farmaceutico, della catalisi industriale e della chimica ambientale. Beh, è nato, diciamo, la prima edizione sono 26 anni. Questa è la 14ª edizione. L'idea nasce più o meno nel 95 a seguito di un incontro con altri colleghi organometallici italiani, e volevamo fare qualcosa per i giovani ricercatori del settore della chimica organometallica, e si pensò ad una scuola e si decise di farla permanente presso l'Università di Camerino. In questi anni abbiamo avuto circa 1600 giovani dottorandi che hanno frequentato questa scuola, abbiamo avuto 200 docenti provenienti da 28 nazioni diverse, e non è facile avere 28 nazioni in uno stesso settore leader nel settore della chimica organometallica. Anche quest'anno abbiamo su 15 docenti, 13 provengono da Canada, da Francia, da Spagna, da Germania, da Svezia, da Danimarca, dall'Olanda, e quindi con queste grandi competenze che troviamo in giro per il mondo, sicuramente possiamo erogare un'attività didattica di grande livello. Possiamo ripercorrere quasi 26-27 anni della chimica Camerta attraverso i 26 anni della scuola ISOC. Questa attività, però, e ci tengo a dirlo, lo dico anche, è un invito ad altri atenei, ad altri professori, ad altri docenti in altre aree, è la dimostrazione che la possibilità di avere all'interno di un contenitore 15 docenti, 16 docenti di chiara fama che insegnano a giovani ricercatori, che trasferiscono conoscenza a giovani ricercatori, è fondamentale per la crescita sia delle giovani leve, sia anche per trovare la maniera di costruire quelle reti fondamentali per implementare la propria disciplina. È un convegno molto importante qui, non solo qui, ma è molto internazionale, con speakers da ovunque nel mondo. Sono nel Canada, ci sono di speakers di molto di altri posti, è molto a un livello altissimo in Europa e in altri posti. È molto importante non solo per la chimica organometallica, ma la chimica organica, inorganica e altri chimici anche. Quanto possono incidere le diseguaglianze nutrizionali, sociali e di genere sulla salute umana nelle diverse fasi della vita? A queste ed altre domande hanno risposto i relatori di fama internazionale che hanno partecipato al convegno internazionale Nugo Week 2023, organizzato dall'Università di Camerino in cooperazione con il Nugo, l'Associazione di Università e Istituti di Ricerca,
focalizzata sullo sviluppo congiunto delle aree di ricerca della nutrizione molecolare, nutrizione personalizzata, nutrigenomica e biologia dei sistemi nutrizionali, che si è tenuto presso la Rotonda di Senigallia dal 5 all'8 settembre. Presenti al momento inaugurale il rettore Unicam Claudio Pettinari, il vice sindaco del comune di Senigallia Riccardo Pizzi e l'organizzatrice dell'evento Rosita Gabbianelli, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam. Durante la Nugo Week, ricercatori giovani e senior hanno avuto modo di condividere e discutere le nuove scoperte nel campo della nutrizione molecolare, contribuendo a chiarire come promuovere la salute e tradurre i nuovi progressi per gli operatori sanitari e le parti interessate. Per essere sempre aggiornati sull'attività di Unicam, vi invitiamo a seguire il sito istituzionale e la pagina Facebook. Grazie per averci seguito. Arrivederci.